Ciao a tutti, è un get ready, molto ready perché in quarto d'ora devo uscire di casa, quindi andiamo subito con crema idratante prima. Io uso quella crema viso all'aloe di della Omia Laboratories, la uso di giorno perché di sera è troppo leggera, di giorno fa anche da base trucco. Ok, poi il correttore di Astra, che è questo qua, il Astra Long Stay Concealer, copro i 1000 brufoli che ho. In questo periodo, mangiando con presenza di nickel, mi si sta scatenando di tutto e di più sulla faccia. Non è bello da dire, ma è così. Abbiamo una spugnettina e lo sfumo. Perché stasera abbiamo un compleanno, io e il fidanzato, quindi mi devo rendere abbastanza presentabile, più o meno, almeno spero di essere presentabile, anche se non lo so come, non so neanche se riesco a truccarmi in un quarto d'ora. Comunque stendo il correttore, che fa anche da primer occhi. Io il correttore ve lo consiglio perché è un ottimo correttore low cost. Certo, all'inci non è perfetto, ma io non mi trucco tutti i giorni, quindi per me va più che bene. Per chi si trucca tutti i giorni, no, non è pensabile. Poi vado con il fondotinta in polvere di Kiko, il Weightless Perfection. Io ho preso la CR15, tonalità CR15. Sfumiamo con questo, se non è adotto. Volevo riproporvi il trucco di ieri, non so se mi verrà uguale. Con questo pennello non è l'ideale, ma ho lavato gli altri pennelli, quindi devo fare con quello che ho a portata di mano. Correttore non ha coperto tutte le imperfezioni. Avendo poco tempo, forse con questo cambio il pennello, con questo credo sia migliore, sì, molto meglio. Questi sono pennelli che avevo acquistato su Amazon, che avevano un set di pennelli occhi e pennelli viso. Se riesco vi metterò in descrizione nome e tutto. Non è detto che ci riesco. Sto diventando un umpalumpa, anche se in videocamera sono molto bianca. Credo che il fondotinta possa bastare. Ok, sono anche tutta sporcata, fantastico. Poi andiamo
la Brighten Up di Essence, la do solo intorno agli occhi per fissare tutto il correttore e il fondotinta. Ieri ho usato anche, se la trovo, qua, la color correction, quella in polvere di tutto, c'è proprio la colorata, cade tutto, fantastico, che è questa qua. Cerco di passarla un po' per aiutare anche il fondotinta a coprire vari rossori. Ok, stavo dicendo, un po' di blush della Deborah, questo qui, un pochino di blush, non so perché ho il naso rosso, fa niente. Mi vedete? Sì. Un pochino si vede, credo. Anche se è molto sparaflesciato dalla luce. Ok. Poi stiamo andando avanti. Ho messo il blush, che non lo vedete, ma si vede un pochino. Solo mi sono fatto adesso. Ok, ho messo il blush, dovrei uscire di casa, yeah! Sarò in super ritardo, pippi mio dire. Ok, pennello da sfumatura, per favore, pennellino, pennellino, pennellino. Un po' di noisette, quello della Neve Cosmetics, solo nella piega, solo nella piega. Sono già in ritardo, fantastico. Io ho le puntualità. Ok. Non so se si vede, si vedrà, spero di sì. Poi, ok, nella parte dove vado a mettere, se lo trovo, se mi cade qualcos'altro, io provo il Metal Shock Eye Shadow della Essence, c'è un numero, no, è questo qua, questo rosino champagne. Lo metto sulla palpebra. Si vede? Sì.
Sedi per rumori alla vicina di sopra che fa casino. Non ci posso fare niente. Poi primer bianco di Kiko, il primer quello mascara, primer volume mascara, questo qua, che è False Lashes Concentrate, quello bianco, solo sopra, capelli svolazzanti. Ieri l'ho fatto con un po' più calma, oggi sono di corsa e non posso fare con calma. Poi mascara, no, matita color burro, sempre di Kiko, se la trovo, prima di mettere il mascara. La metà all'interno dell'occhio, ok, questa è la Colcajar col pencil numero 03, quella burro. Ok, poi mascara occhioni, che lo devo finire e lo finiamo. Poi lucida labbra lip volume di Kiko nella tonalità tutto rose, questo qui che ha l'effetto volume, sentite, solo effetto freddo, non pizzica assolutamente, ha solo l'effetto freddo e basta. Ok, mettiamo a posto che sono coperte. Poi infine con Lasting Eyebrow Gel 06, che è il più scuro di Kiko, vado a fare le sopracciglia con un pennellino piccino. Le vado a fare. Mi piace un sacco perché fa l'effetto, come si dice, effetto tatuaggio. Mi piace un sacco. Ok, sto facendo malissimo. Benissimo.
confronto a ieri verranno male. La storia della mia vita. Ieri l'ho fatta benissimo, oggi vengo da schifo. Oggi mi vengono da schifo, evviva! Ieri non ho fatto più squadrate. Facciamo più squadrate. Ok. Poi sfumo un pochettino. Per evitare l'effetto pattone. Cerco di salvare il salvabile. Anche se oggi sono venuti da schifo. La storia della mia vita. Più o meno, anche se sono molto grandi, molto grosse le ho fatte stavolta. Le ho sistemate, ma non posso fare miracoli. Oggi non voglio collaborare. Saranno così ovvio. Ok, devo scappare, vi abbandono. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino per questa pazza psicopatica. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!